Nelle letture di oggi, in particolar modo nella prima lettura, troviamo il capitolo 20 del libro dell'Esodo, in cui Dio fa dono al suo popolo della legge, i 10 comandamenti che tutti conosciamo e che in qualche modo abbiamo studiato a catechismo. Vorrei riprendere questa prima lettura in chiave pedagogica a partire da una consapevolezza teologica. Quello della Torah, della legge appunto, è da sempre nella tradizione ebraico-cristiana considerato il primo grande dono di Dio al suo popolo. Perché, pedagogicamente parlando, consideriamo la legge un dono? Perché intuitivamente, specie se chiediamo a un adolescente, l'idea che le regole, le norme, i divieti siano un dono non è così immediatamente intuitiva. Ma in realtà è proprio così. Perché c'è un tempo nel cammino della vita in cui la persona deve diventare capace di servirsi in modo responsabile della propria libertà. Questo è il fine di tutto il cammino educativo ed è anche il compito di ogni educatore, fare in sì che la persona diventi pienamente capace di servirsi della propria libertà. Ma per far questo deve prima esercitarla sotto la guida autorevole di qualcuno che offra, in dono appunto, dei confini, dei binari, delle norme, delle regole. Intendiamoci, queste regole talvolta verranno anche trasgredite e in un certo senso c'è anche un valore pedagogico della trasgressione, ma quando l'adolescente, quando il bambino trasgredisce un comando, sa che c'è un comando, sa che vuole trasgredirlo, sa che poi dovrà fare i conti con l'autorità della persona che questo comando gli aveva dato. E quindi in questo senso cresce. Tutto questo dinamismo lo aiuta a crescere finché non si compia il suo cammino educativo e diventi autonomo. Pensiamo anche al senso di questa parola, l'etimologia della parola, autonomo, colui che può dare una legge a se stesso, autos nomos. Ecco, il dono della legge nel tempo in cui hai bisogno di un confine, di un punto di riferimento per crescere, è esattamente quello che ti permette di diventare autonomo al termine, al compimento del cammino educativo.